Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, stasera video dimostrazione trucco. Questo è il trucco che aveva, scusate se mi tocco i capelli, ma li ho visti un attimo impazziti qua sopra, che aveva Jerry Halliwell nella copertina del secondo album delle Spice, quindi Spice World. È un trucco sui toni del marrone con una forma particolare sia di eyeliner che di ombretto, di sfumatura d'ombretto. Le labbra sono rosse pin-up. Dovrebbe essere ancora più illuminato, messo l'illuminante ancora più giù, però devo uscire, mi sembrava troppo eccessivo. Un'altra cosa che differenzia rispetto al trucco che aveva Jerry durante nel front dell'album è che lei era molto più bianca di me in questo momento. Io sto andando a mare, quindi ho una sputacciala di abbronzatura, quindi non potevo mascherarla più di tanto, altrimenti facevo l'effetto contrario rispetto collo, fondotinta, eccetera. Quindi ho preferito, anzi, enfatizzare l'abbronzatura con un po' di terra abbronzante, ma non più di tanto. Almeno la terra abbronzante mi ha regalato questo glow al viso che ricorda leggermente il trucco che aveva lei sul viso durante quelle fotografie praticamente. Se vi interessa, ho fatto anche altri, ho ricreato altri trucchi delle Spice, sia dell'ultimo album e del primo, e di questo album ho ricreato già il trucco di Melanie B, ve le sistemo da qualche parte, probabilmente di volta in volta all'interno delle ipure ve le faccio apparire. Nulla, spero che vi possa interessare vedere come realizzare questo make-up. Io vi mando un grosso bacio e vi lascio al proseguo del video. Ciao ragazze e ciao ragazzi! Ok, ho già fatto la base e ho truccato un occhio. Ora insieme andiamo a truccare l'altro occhio. La prima cosa che vado a mettere è l'eye primer di Debbie, quindi la base ombretto della Debbie, che come al solito, come dico ogni volta che mi tocca utilizzarla, la odio e la schifo. Spero che prima o poi finisca. No, veramente non mi piace, non rende i colori vibranti. Fa durare l'ombretto poco, non è per niente una buona base. Ce l'ho, è da 10 ml, la finirò nei tempi, nei tempi biblici, ma prima o poi finirà. La seconda cosa che vado a usare come base è un gel eyeliner della Essence, questo è il numero 02 London Baby, quindi quello marrone. Ne prendo un pochino con il mignolo, più o meno sporco il mignolo così, e lo vado a mettere qui nella parte esterna della mia palpebra mobile. Mi spingo leggermente sulle ciglia e leggermente sulla palpebra. Me ne serve un altro goccio. Praticamente sto cercando di creare una piccola ombra che mi renderà l'ombretto che dopo andrò a mettere quello marrone un pochino più intenso in questa zona. Credo che così vada bene. Ora, allora, il trucco di Jerry è molto bianco sulla palpebra, quindi se non fossi abbronzata o comunque non avessi questo, scusate se tocco le luci, ma non mi piacciono più o meno, ok. Se non avessi questo velo di abbronzatura, probabilmente andrei direttamente con un bianco a spolverare tutta la palpebra, ma visto che ho un gocciolino di abbronzatura, devo andare con un color carne su tutta la palpebra. Il color carne lo prendo da questa questa palette della Deborah. Il colore è questo intorno alla farfalla marroncina. È un beige chiaro, leggermente glitterato. Lo vado a mettere su tutta la palpebra in modo molto semplice e molto leggero. A questo punto prendo il marrone. Io lo prendo da questa palette della Pupa, della collezione Quegli Animali, però è un marrone che tende al rossiccio, così gli occhi azzurri vengono esaltati e in più è molto shimmer,
quindi ricorda un po' il trucco, il marroncino che aveva lei sulle palpebre ormai 20 anni fa. Lo prendo con il mio solito applicatorino e inizio a metterlo partendo dall'esterno della palpebra fissa, spingendomi verso l'interno. Costruisco piano piano il colore, quindi ne prendo un po' alla volta e vado sempre più avanti. Oggi ho deciso di non zoomare troppo sull'occhio perché mi sono resa conto che vado in non vengo bene, non vengo ben messa a fuoco, ma viene messa a fuoco tutto ciò che ho alle spalle, quindi oggi mi vedrete in tutta la mia bellezza, il mio volto. Ok, dopo che ho costruito il colore in questo modo, riprendo di nuovo il marrone e vado a creare questa punta di color marrone qua all'angolo. Vado a piccoli tratti salendo verso il sopracciglio. Se vi è più facile, potete prendere dello scotch, metterlo qua e colorare con tranquillità, ma io mi sono complicata l'esistenza che non ho trovato un po' di scotch in casa e quindi mi tocca farlo a piccoli tocchi. Quindi cerco la stessa angolatura che ho dall'altro lato, più o meno punto verso la fine del mio sopracciglio, mi alzo fino, io qua l'osso leggermente un po' più su. A questo punto guardo di fronte a me e coloro in modo abbastanza netto il triangolino che si è creato. Devo salire un altro pochino e più o meno ci siamo. Do un altro po' di intensità qui nella zona. Ok, a questo punto mi serve un color miele. Un'altra confezione della pupa, il color miele è questo, quindi un beige caldo, sempre per enfatizzare l'azzurro degli occhi, con lo stesso caspitiello nella parte dove avevo già preso prima per il beige, lo vado a mettere qui nell'angolo interno e mi spingo un po' verso su, così da illuminare questa zona. Questo è un colore opaco, visto che sulla palpebra ho già messo del color shimmer, quindi il marrone e il beigeolino di prima. Metto un punto luce opaco, così per non appesantire troppo lo sguardo. A questo punto prendo il pennello da sfumatura e sfumo i contorni alti del mio trucco. Questo trucco ha pochissima sfumatura. Praticamente è solo questo pezzo. Mi alzo leggermente verso la punta qui interna del sopracciglio e direi che la sfumatura va bene così. Ora inizia la parte divertente, cioè creare questa bella linea di eyeliner. Allora, praticamente è costruita molto sottile fino a un quarto di occhio. La puntina è molto alta e in questa zona qui, quindi verso i tre quarti finale, è molto più alta rispetto alla parte finale di qua e di qua. Praticamente vado a creare un'onda, è quasi un occhio da pin-up, va a rendere lo sguardo molto più sexy e è carina come linea di eyeliner. Non la utilizzerei tutti i giorni perché ci metto troppo a farla. Ora cerchiamo di farle insieme. Agito un po' il mio eyeliner perché è quasi agli sgoccioli, tra un po' lo devo cambiare, quindi lo agitiamo un po'. Pulisco bene lo scovolino e inizio, spero di essere inquadrata, da un quarto dell'occhio. Prima creo una linea sottile, così, fino alla fine dell'occhio. Vado a sistemare la parte iniziale, sempre sottile. Ok, a questo punto devo creare la linguetta. Seguo la stessa ombra dell'ombretto, quindi praticamente mi punto verso la fine del mio sopracciglio. Quindi prendo l'eyeliner, mi piazzo alla fine dell'occhio e a piccoli tratti vado
Vado verso il sopracciglio. Dopo aver tirato la linguetta inizio a colorare la parte interna, quindi punto qua e tiro verso l'interno, ripunto e ritiro. Ok, a questo punto devo creare la bombatura, quindi riprendo un po' di eyeliner e con santa pacienza ingrosso il mio eyeliner praticamente in questa zona qua. Qua lo alzo leggermente e lo vado a far abbassare al centro più o meno. Ok, sembra che le due linee siano abbastanza similari. Jerry ha sempre avuto durante il periodo Spice Girl questi eyeliner un po' particolari. Giù vado a mettere una matita color marrone e bronzo, questa è del Fitra Skin Color, la P25 marrone glitterato, contorno tutto l'occhio da una parte all'altra. Ora vado a piegare le mie ciglia con un piegaciglia. Non voglio mettere ciglia finte, però andrò molto ad abbondare con il mascara. Metterò, scusate se vi faccio vedere questo spettacolo disgustoso, comunque metterò 3 passate del puro mascara di Deborah. Nel frattempo alzo leggermente il piegaciglia e continuo a fare pressione per poter piegare le ciglia. E infine una passata di questo di Kiko, il definizione e come si chiama? Volume definizione. E infine per gli occhi, non infine, dopo ancora le sopracciglia, vado a mettere una matita color burro, questa è della Essence, il Kajal Pencil numero 19, All I Want, all'interno della rima inferiore. In questo modo. Ok, ora dobbiamo pensare alle sopracciglia che non ho fatto neanche l'altra. Jerry ha questa arcata sopraccigliare, o almeno aveva l'arcata sopraccigliare durante il periodo Spice, molto tonda, molto pinapposa. Ovviamente non la posso ricreare in questo modo perché non è la mia, in questo momento sono anche abbastanza sfatte, devo andare dall'estetista il prima possibile, però cercherò di raggiungere un pochino, dare l'illusione un po' dell'occhio, del sopracciglio tondeggiante. La prima cosa che si va a fare ovviamente è pettinare le sopracciglia con uno scovolino e con la matita vado a riempire prima di tutto i vari buchetti che mi ritrovo nella mia forma originale, mi spingo un pochino anche oltre. Quando ho riempito i vuoti, nella parte centrale non vado in modo netto a definire il mio sopracciglio in questo modo, ma mi spingo verso la parte esterna. Allora, di solito io partirei qua e andrei dritta e poi sfumerei, invece parto di qua e mi sposto verso il centro. Praticamente non vado a colorare la parte alta delle mie sopracciglia. A questo punto prendo il marrone, un ombretto marrone, questo è della Essence, mi serve per continuare a tondeggiare il sopracciglio. La cosa che vado a fare è iniziare a portare lo scuro qui sotto e andare verso su. Devo dare tridimensionalità tondeggiante al mio sopracciglio e qui mi tengo abbastanza centrale, non coloro né la parte superiore né quella inferiore. So che la differenza è quasi impercettibile, ma come ho sempre detto, il mio canale non è un canale di una makeup artist, non è un canale di chi ha studiato per fare quello, ma a vista non ho più le puntine dell'arco, del mio solito arco sopraccigliare. E infine ripettino con lo scovolino.
praticamente non sono andata a enfatizzare le puntine delle mie sopracciglia, ho colorato al di sotto con quello scuro e quindi mi ha dato un po' l'illusione che siano un pochino più tondeggianti. Allora, per le labbra vado a prendere questa matita da labbra e da occhi della Rebecca Makeup, questo è il numero 148 ed è un marrone rossiccio, non so se si riesce a vedere, forse dovrei fare la punta, no, ci sta ancora. Vado a leggermente al di fuori nella parte qui, poco dopo l'arco di Cupido e poi scendo. L'arco di Cupido lo disegno abbastanza bene. A questo punto dall'arco di Cupido esco leggermente fuori e poi ritorno all'interno della mia linea. Anzi, a cavallo della mia linea. Per la parte di sotto mi tengo abbastanza normale, non enfatizzo nessuna curva particolare, seguo la mia bocca correggendo i miei vari difettucci. Ok, visto che le labbra con uno stacco così non mi fanno impazzire, perché ora sopra dovrei andare a mettere lucida labbra rosso che non trovo nemmeno, un attimo solo, eccoti qua. Ho trovato! Aiuto! Ecco, dovrei andare a mettere questo. Visto che, come stavo dicendo, il distacco non mi piace tantissimo, vado leggermente a sfumare con il dito, poi ripasso la matita e dopo infine vado a mettere il lucida labbra. E ora vado a mettere il mio lucida labbra. Questo è della Yves Rocher, il numero 32, però mi sa che era di un'edizione limitata perché vedo delle palme, delle cose particolari, o comunque della vecchia collezione permanente, perché so che ha rimodernato un pochettino il parco prodotti. Dunque vado a mettere il lucida labbra. Ok, il trucco è finito. L'unica cosa, come ho detto prima, è che per questo trucco ci vorrebbe un po' il viso un pochino più biancastro, meno abbronzato, ma in questo periodo sto andando a mare, quindi questo è il viso, questo è il mio colore in questo momento. Io ho messo una semplice DD cream, quindi neanche un fondotinta coprente, quindi questo è quello che mi ritrovo. Ovviamente ho enfatizzato leggermente con una crema, con una terra abbronzante, ma non più di tanto. Comunque spero che il trucco vi sia piaciuto, che la realizzazione del trucco vi sia piaciuta, che vi possa essere utile anche solo per vedere come ricreare una linea un po' particolare di eyeliner per chi non ha una buona manualità. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!